Quando ti trasformi in un anime, ma a un certo punto della trasformazione inizi a sentire che la tua voce incomincia a fare cose belle. Ecco, questo non è mai un bel segno. È molto probabile che tu stia per subire una trasformazione, come le chiamo io, blobbeggiante, che sono quelle peggiori. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 trasformazioni più horror e disgustose negli anime. Involontarie o volontarie che siano per assumere poteri superiori, comunque il finale è soltanto uno. Diventano orrendamente schifosi. Comunque, prima di cominciare, ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. Altrimenti, mi arrabbio. E voi lo sapete che succede quando poi mi arrabbio? Tendo a perdere la mia forma naturale, in pratica... Alla numero 10, capello verde non mente mai, i maghi del Labyrinth of Magic. Oggi è il momento di imparare un'altra regola anime. Avete fatto caso che nel 90% dei casi la ragazza che ha i capelli di quel verde smeraldo sbiadito è una pazza psicopatica che si trasforma in qualcosa? Io sì. E questo simpatico dungeon anime conferma. È verde, è matta, si autoimpala tutto da copione. Insomma, per la bella Dunia la via è quella. Dopo aver parlato con Alibaba e Aladdin, vuol diventare un genio. Insomma, manca soltanto Jafar in questo anime e si trasforma in un... Prove that to them all. Digimon, praticamente. Se la guardate bene sembra Apocalimon, di lì come si chiamava, mezzo Miotismon. Insomma, soltanto che ai Digimon, prima di trasformarsi nel Digimon dopo, non è che gli esplodeva il cranio facendo fuori uscire una massa nera di putridume cervellotico. Alla numero 9, Lovecraft Super Digi Evolve in Bango Stray Dogs. Secondo voi, quando il vecchio zio HP scriveva il ciclo di Cthulhu, immaginava che 100 anni dopo i giapponesi l'avrebbero reso un super cattivo dal capello più fluente e super cattivo appunto di tutti, che Griffith e Orochimaru in confronto hanno incominciato a farseli crescere ieri, in grado di trasformarsi in uno dei mostri del Pantheon degli dei esterni più brutto di sempre? Secondo me sì. Anzi, l'ha scritto il ciclo di Cthulhu proprio apposta, sperando: oddio, quanto vorrei che un giorno mi facessero trasformare in lui in un cartone animato. Ed è stato così che Howard Phillips, arte dell'amore, iniziando a scuotersi come un polpo epilettico, in questo anime assume la bubbosa e indescrivibile forma del suo grande amore. È brutto, è sbucherellato, non capisci dove inizi la testa e finiscano gli occhi, perfettamente nel suo stile. E alla numero 8, Koda fratello demone in Devilman Crybaby. Koda ha un po' di problemi personali, che già non è bello, lo è ancora meno se vivi certo in un mondo in cui un minimo di stress ti fa trasformare in un toro deforme assassino. Succede, io considerate che tendo a farlo in privato quando mi arrabbio, insomma per non dare troppo nell'occhio, però lo capisco perché capita. Certo, Koda è stato già posseduto prima da un demone e quindi, non riuscendo a contenersi, diventa non un devil, man, bensì un Deviruman. Mentre c'è questa gara di atletica in cui tra l'altro loro stanno correndo con questa corsa molto particolare in cui tentano di afferrare di continuo bum 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 qualcosa che hanno di fronte, non lo so perché corrono in quella maniera, ma sempre fatto crepare. Guardate, la trama di questo anime è così sconnessa che ripeterla risulta più complicato di star dietro a tutti gli isekai che escono ogni minuto, però insomma, gli esce la bocca dalla pancia, le corna dalla schiena e diventa questo muflone infernale che squarta tutto quanto, ruggendo e soffrendo al contempo. Scena migliore della serie, probabilmente. Alla numero 7, Aro nella sua forma più fashion in Bleach. Aro rivela la sua identità e devo dire che la dignità ne risente un pochino, perché di fronte a Rukia, che l'ha sgamato e gli fa: ah, ho capito tu chi sei, non sei chi dici di essere, mostra la tua vera forma. E lui risponde: va bene, ti mostrerò la mia resurrezione. Io sono l'incrocio tra un suppostone e una provetta piena di schifo, con tentacoli al posto delle braccia. Beh, se questa è la resurrezione, m'è da credere che preferirei essere morto, anche perché poi non è che ci faccia più di tanto con tutto sto disgustoso spraitare. Cioè, fa un attimo il suo monologo figo, emergendo, no, dal suo corpo enorme e mostruoso nel solito modo anime, che quello mi ha sempre fatto ridere, vedi sti blob enormi tutti, è un tizio che spunta fuori dalla cima e fine. Carino, ok, ma
ci si poteva fare di meglio, insomma. In case you can't do the math, that means at this moment, as you stand there alone and consider fighting me, you're facing off an army of over 30,000 Hollows! Kayan. E alla numero 6, lievissimo contrappasso in Attack on Titan. Battete. Rod a ricoprire l'importante ruolo presente in ogni serie, ossia quello della merda umana. Pochi personaggi si impegnano così a fondo per farsi odiare. Lui, fino a che poi non si lecca un filino di siero per diventare grande e bello, fa soltanto quello che gli fa comodo, capito? Sto bastardone. Ah, il potere è tutto mio però. No, gigante, quello ci diventi tu, non ho voglia. Va bene, va bene. Forse per questo che al posto di diventare un figo come gli altri, la sua trasformazione lo rende grande il doppio del colossale, diventando una specie di lombrico umano senza connotati che striscia agonizzando come uno schifo in una scena in cui perfino la CGI è brutta quanto basta per renderlo orrido al punto giusto. Alla numero 5, Envy brutta brutto rimane in Fullmetal Alchemist Brotherhood. Insomma, il nostro amichetto genderless avrebbe tra l'altro anche la possibilità di assumere l'aspetto che gli pare, quindi non capisco come possa continuare ad arrabbiarsi quando gli altri, anche Grid, prima di andare a squagliarsi, gli dicano che è brutta brutto come la fame, cioè allora rimedia, imbecille. Oddio, brutto come la fame, poi è un pochino difficile in effetti perché Gluttony è anche lui una bella cagata. Però arrendendosi all'idea che belli non si diventa, tanto vale usare tutto il potenziale. Una verde come l'invidia lucertolona con mille volti disperati sul torace e il capello sporco e unto, mamma mia. E senza più vergogna accetta tutta la sua empia orrendezza. Peccato che il più brutto sia contro il più figo di turno. E che quando ti si para davanti il signorino Mustang c'è ben poco da fare. Alla numero 4, volevi in Fate Stay Night lavori di lama unlimitati. Se trovate qualcosa di santo in questo Graal, fatemi un fischio, perché il por, ma che, come mi rime, ma che sto dicendo? Shiji giustamente ha l'onore di farsi ficcare dritto nelle trippe da Gilgamesh, il sacro oggetto che tanto voleva, no? Ciò che ne consegue dopo il suo ennesimo frignare sulla mala sorte, uè, uè, il Graal, uè, è una trasformazione in un essere divino. Non sei contento, Shinji? Guarda che amore che sei. No, it hurts. It really hurts. Fa male? Ma come? Ma lo volevi tanto? Una scena riguardabile all'infinito, per quanto gustosa anche a livello visivo, proprio come si ingrandisce, gonfia e mischia, è bello. Shinji rimane vivo poi per tutto il tempo del processo, e quel che aumenta ancora di più la soddisfazione. Mi spiace veramente per lui. Sì, sì, sì. You wanted to possess the Grail? Happy to give it to you. E alla numero 3, l'appuntamento perfetto in Call Me Tonight. Ryo ha anche lui un problema. Le sue uscite romantiche sono un disastro. In qualche maniera non si capisce bene come, ma tutte quelle con cui tenta l'approccio sembrano respingerlo. Eppure non vedo assolutamente cosa ci sia di male in lui. Sembra un ragazzo qualunque che... Cioè, ragazze, non mi è mai capitato di uscire con uno che, quando diciamo gli mostri un minimo d'affetto, ecco, lui si trasforma in un mantide lucerto drillo sbavante? No? Anche perché poi torna normale, quindi non vedo che cosa ci sia di male. Potrebbero avere il ragazzo più folcloristico di sempre e rinunciano a questa occasione, ma come? Sarà forse per l'alito da amanti del lucertodrillo, no, non lo so, non si laverà i denti. Ore... E alla numero 2, una blobbaggine invece molto immeritata in Made in Abyss. Questo anime non ha un'anima, nel senso l'accanimento terapeutico nei confronti del personaggio già più sfigato di partenza e morboso. Mitty passa da allegra orfana a un ammasso di poltiglia semovente che Shinji e il Graal in confronto formano una bella coppia affiatata. Tra l'altro lo diventa come se se lo meritasse. E non è così, maledetta e squagliata, si trasforma con uno degli effetti sonori che chiaramente... Ancora in ambienti silenziosi sento riecheggiare più nelle mie orecchie, Verdiana. Diventando questo, un cagnolino decomposto dall'aspetto rivedibile, ma che sinceramente stava anche simpatico. Cosa? Scusa, mi dite, soffre come una dannata? E allora, dai, sei una bellissima mascotte! E sembrava stesse piuttosto bene, no?
Ah, no, forse no, in effetti. E alla numero 1, Tetsuo, che diventa un gran figo in Akira. Ve lo dico subito, mi rifiuterò di chiamarlo Tetsuo come un vero nippolova appassionato dell'ultimo doppiaggio e pronto a sfoggiare tutta la sua proagine in acrobazie fonetiche non consone nel caso in cui un anime sia in giro da un millennio e il doppiaggio originale per anni abbia fatto vibrare nelle mie orecchie le parole, come anche nelle vostre, urlate come uno psicopatico da Kaneda e non Kaneda. Tetsuo! E non Tetsuo! Sentite? Toglie tutto il nipponico dramma cadendo sulla prima sillaba. Dramma derivante dal fatto che a fine film Tetsuo diventa bello. Mamma, io voglio essere proprio come lui quando sarò grande. È per questo che mia mamma mi prepara ogni giorno tante scorie radioattive e uranio impoverito a colazione per squagliare le mie ossa. Guardate che avvolgente sensualità, che corpo geometrico e perfetto. Così ogni pulzella che incontrerò vorrà abbracciarmi. E se non sarà così, beh, ci penserà il mio corpo ad abbracciare lei. Anche se sarà fuggita a 10 km di distanza, la raggiungo. A forza di adipe macilento e merdoso in espansione costante. E se non la becco allora, beh, poi c'è un'esplosione nucleare. Tanto per gradire, alla fine vedrai che non si scappa, oh pulzella. Dio, quanto vorrei avere un fucile laser che mi scappa fuori dal dorso mentre gli occhi mi si sciolgono. Perché non mi hai fatto così? Allora, mi è piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 animose e iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un altro video. E buona domenica!